Siamo con Samuele Marchiorato, giocatore del Morazzone. Giusto. Una bella stagione, e oggi sei qui alla cinta. Ci parli un po' della tua stagione, com'è andata? Quest'anno personalmente è andata bene. Di squadra poteva finire meglio, però è stata comunque una bella stagione. Ho fatto 15-16 gol, quindi io non mi posso lamentare per quest'anno. Senti, ci parli un po' di te, da dove sei partito. Io mi ricordo di te quando giocavi alla Varesina. Partito dall'Arsaghese, ho fatto 3 anni lì, poi ho fatto 1 anno al Torino Club, ho cambiato, sono andato in Varesino, ho giocato 6 anni in Varesina, poi in primo, poi in seconda squadra, poi l'anno un po' c'è A e B, e poi sono l'anno prossimo sono al terzo anno al Morazzone, primo di Juniores. Andate alla Juniores regionale, che sappiamo benissimo che ha fatto un campionato super, arrivando praticamente nelle prime 4 d'Italia, che vuol dire insomma, che per giocare bisogna tirare fuori molti attributi, vero? Bisogna tirare fuori attributi. Infatti qua in Sardegna stiamo andando a correre per la preparazione, sennò si fa fatica a trovare spazio. Senti, in questi anni che hai giocato, cioè, c'è stato un allenatore che ti ha aiutato di più a crescere, a migliorare? Ma mi sono trovato molto bene quest'anno con Dallo, perché comunque mi ha aiutato, aveva tanta fiducia in me, quindi anche io ho dimostrato di più e ho dato il meglio che potevo. Però tutti gli allenatori che ho avuto comunque mi hanno dato qualcosa. Ti hai sempre mantenuto un buon rapporto quando sei venuto? Che hai cambiato parecchie società, sei riuscito a mantenere le amicizie con i compagni? Sì, sia con i compagni che con l'allenatore ho sempre avuto un buon rapporto, non ci ho messo tanto a creare nuovi legami anche con squadre nuove. Senti, io mi ricordo quando giocavo alla Varesina e ero uno dei più bassi, c'è difficoltà a giocare con pallone? Ma da più piccoli ero più basso, ma un po' tutti eravamo un po' tutti comunque più piccoli, quindi ero molto più tecnico, facevo comunque meno fatica. Adesso ho messo su un pochino di fisico, mi sono alzato un po' e uso altre doti, magari più la resistenza che la tecnica. Senti, ci parli un po' di te, c'è la partita in particolare che dici, cavolo, non vado, cioè quella partita lì ho fatto una partita super, quello. Che partita super ha fatto? Non chiedere che compagno, devi rispondere te. Non mi viene in mente la sua partita. E un gol in particolare che ti è rimasto, quel più bello che hai fatto quando giochi a calcio ed è quello più importante. Ah, quello più importante, poi avevo qualche gol di quest'anno, forse. Anche se poteva diventare più importante, però vabbè. Qui in finale magari in semifinale ti dico che comunque è stato importante perché l'ho rimesso in parità. E più bello credo da piccolo. Un più lungo lì rovesciato da piccolo alla Varesina. L'ultima cosa, qual è il giocatore che ti ispira, che ti piacerebbe imitare? Boh, cioè in questo momento è forte secondo me Barella l'Inter. E Cromis, cioè il mio giocatore preferito Ronaldo, ma per il lavoro che ci mette. Bellissima cosa, so che tuo padre è un allenatore, quanto incide per te? Immagino che a fine partita avrà qualcosa che ti stuzzica, che potevi fare meglio per me, oppure più prima adesso ormai sono grande anch'io, mi gestisco da solo, però mi dà sempre i consigli utili a migliorare. Ok, ti ringraziamo, complimenti, bravo calcio, un po' meno a scuola però mi ha detto quest'anno. Sì, quest'anno sì. grazie, complimenti. Grazie.